ferite da arma da fuoco e da schegge, ustioni. Sono questi i casi più comuni che vengono trattati in questa sala operatoria. Nel centro traumatologico di Medici Senza Frontiere, nel sud-est della Siria, i chirurghi devono adattare le procedure al contesto in cui si trovano. In un paese in guerra, assistere un paziente assume un significato molto diverso. La chirurgia di guerra non viene insegnata ovunque nel mondo. Perciò dobbiamo preparare i chirurghi che partono in missione su ciò che devono aspettarsi e su come trattare questo tipo di ferite. Esistono tecniche cliniche apposite e protocolli specifici. Le attrezzature in questo ospedale sono state adattate a delle esigenze specifiche. Questi pazienti sono arrivati qui a maggio, dopo che la loro condizione è stata stabilizzata nei piccoli presidi sanitari vicini alla linea del fronte. La maggior parte dei pazienti è costituita da vittime di ustioni. Anche in questo caso, le equipe devono fare a meno delle procedure convenzionali. I medici usano una tecnica che consente di risparmiare tempo ed evitare complicazioni. Formare i chirurghi e gli anestesisti prima che questi partano in missione è essenziale per fornire un'assistenza di qualità. La maggior parte dei siriani che vivono a Tripoli ha bisogno di assistenze e cure mediche, a causa delle cattive condizioni di vita e della violenza a cui la popolazione è stata sottoposta. Per aiutare loro e le vittime libanesi del conflitto locale, MSF sostiene un ospedale governativo a Tripoli. I bisogni sono enormi. Quando scoppiano i combattimenti, qui curiamo il 40% di tutte le vittime della città. Ma c'è stato un cambiamento negli ultimi casi in cui stiamo assistendo. Ora la maggior parte dei pazienti è costituita da rifugiati che richiedono cure di emergenza, piuttosto che il trattamento di ferite di guerra. Le equipe lavorano anche in due cliniche in quartieri degradati della città. Si verificano costanti scontri tra la comunità sunnita e quella alawita. L'accesso ai servizi medici è scarso. MSF garantisce assistenza sanitaria di base e fornisce attrezzature e farmaci. La tensione di questi conflitti locali si aggiunge a quella legata ai trasferimenti e al trauma generati dalla guerra in Siria. I rifugiati e i libanesi hanno un crescente bisogno di servizi di salute mentale e ciò ha comportato un aumento delle visite psicologiche e psichiatriche. La clinica di MSF ad Arwa Zeghar ha aperto un anno fa. Qui vengono curate le donne e i bambini di età inferiore ai 5 anni. Tossicodipendenti, prostitute, rifugiate, indigenti. Le donne hanno accesso alle cure prenatali e ai servizi di salute riproduttiva. Anche i loro bambini vengono sottoposti a delle visite di richiamo. Particolare attenzione è rivolta alle donne più a rischio di malattie infettive, come l'HIV e AIDS. Lavorare qui è diverso perché possiamo aiutare molte donne e i loro figli che hanno davvero bisogno di noi. Tutte queste persone non hanno alcun accesso ad altre strutture, ad altri centri del Ministero della Salute. Io sono qui, posso parlare con loro, posso aiutarle, dare loro consigli. È davvero bello. Le equipe di MSF lavorano insieme agli ospedali della città e a una rete di organizzazioni locali che assistono le famiglie più disagiate del quartiere e indirizzano le donne e bambini che hanno bisogno di cure alla clinica. Dopo le visite, alcuni di questi pazienti torneranno sulle strade di Arwa Zeghar, un quartiere che lotta per la sopravvivenza all'ombra della capitale. Quando parlo con la mia famiglia e i miei amici e dico loro che abbiamo una clinica qui dove accogliamo donne che fanno uso di droghe, prostitute e indigenti, loro non ci credono. Molte persone come me non sanno nulla di Arwa Zeghar. Le loro case sono insalubri, quando ne hanno una. A volte si tratta di persone che fanno uso di droga e tossicodipendenti, spesso respinte dalle loro famiglie. Sono donne molto vulnerabili agli abusi. Raccontano al personale di come sono state abbandonate. Questo è un luogo in cui possono parlare con qualcuno che le ascolta veramente.
All'inizio del 2013, MSF ha applaudito i risultati promettenti della bedaquilina, un farmaco testato contro la tubercolosi resistente ai farmaci. Il farmaco è ancora in fase di sperimentazione, ma data l'enorme mancanza di alternative, ha ricevuto l'autorizzazione per il cosiddetto uso compassionevole, cioè quando tutti gli altri trattamenti esistenti hanno fallito. In Armenia, 15 pazienti sono in terapia con bedaquilina. Tutti questi pazienti hanno sperimentato il fallimento del trattamento standard per la tubercolosi resistente ai farmaci. Ciò significa che hanno alle spalle anni di trattamenti iniettabili, diversi farmaci e effetti collaterali. La bedaquilina è inserita in un protocollo che utilizza farmaci già esistenti. Ma per compiere un reale progresso nella cura della tubercolosi, i medici hanno bisogno di molte nuove molecole. Ci sono altri farmaci in arrivo e potremmo sperare che nei prossimi anni ci siano ulteriori studi che mettano insieme questi farmaci per dare vita a una terapia per la tubercolosi resistente ai farmaci con meno effetti collaterali, più breve, più economica ed efficace. Se i risultati si dimostreranno convincenti, i medici saranno finalmente in grado di offrire ai loro pazienti cure radicalmente nuove.